pochi giorni fa, come abbiamo visto, c'è stata una riunione al Cairo che ha visto la partecipazione del capo della CIA Barents, del capo del Mossad da parte americana e israeliana, e il capo dei servizi segreti egiziani e il primo ministro e un rappresentante del Qatar per discutere della risposta di Hamas per quanto riguarda il rilascio degli ostaggi, la richiesta di tregua, la richiesta di cessate il fuoco e tutto l'elenco che Hamas ha mandato. Naturalmente la risposta di Netanyahu è stata l'interruzione di queste trattative al Cairo perché gli israeliani hanno chiesto al governo egiziano l'evacuazione dei palestinesi o degli sfollati di Rafah, l'evacuazione. Leggo testualmente che cosa è successo all'interno di questa riunione che è stata per discutere della risposta di Hamas, evacuare completamente Rafah dagli sfollati per mandarli dove? Ecco il primo punto. È tornata la vecchia tesi israeliana o il vecchio obiettivo israeliano di evacuarli fuori della striscia di Gaza. Naturalmente l'Egitto non può accettare una cosa del genere, il Qatar nemmeno, e l'altra parte nemmeno, e neanche gli americani sono convinti della validità di una soluzione secondo la richiesta di Netanyahu. Questo naturalmente ha bloccato, lui ha richiamato la sua delegazione e gli ha ordinato di non tornare al Cairo perché vuole giungere alla vittoria completa, come ha detto lui, o la vittoria assoluta. Tanti generali, tanti commentatori, anche io ho visto della stampa israeliana, hanno detto che significa questa vittoria assoluta, che cosa significa esattamente Netanyahu non dà risposta. Però un giornale libanese, come tanti giornali internazionali, hanno rivelato che esiste un piano vero e proprio che è stato chiamato il piano dei 8 punti per quanto riguarda Rafah. Che cosa è questo piano israeliano o il piano di Netanyahu degli 8 punti?